Sembra essere tornato l'inverno all'improvviso, infatti pensate che ha nevicato sulle Dolomiti Venete a quote intorno anche ai 1000 metri e c'è stato un grande peggioramento della condizione meteorologica d'Italia. Infatti a Roma per esempio c'è stato un grande acquazzone, un grande temporale con tanto di fulmini e tuoni. E così proprio per questo motivo Veneto Strade, ovviamente in regione Veneto, avrebbe disposto dal primo pomeriggio la chiusura alla viabilità del passo di Valparola nel confine tra Belluno e la provincia di Bolzano, del passo Pordoa, lungo la 48 delle Dolomiti del passo Falzarego. Sul Valparola c'è un notevole apporto di neve nel manto stradale, portata anche da forte vento. Per non chiusi al traffico, o meglio, sono stati chiusi al traffico anche il passo Jau e il passo Fedaglia, come anche altri tanti tratti in quota delle 48 delle Dolomiti e delle Dolomiti della 148 Cadorna e della 619 Casera Razzo. L'obbligo per gli automobilisti di utilizzare catena neve o i pneumatici che ovviamente siano da neve. Insomma, l'inverno all'improvviso, questo potrebbe essere il titolo, non di un film, ma della situazione attuale. Salutoni cari a voi tutti, al prossimo video.